Invece certe colpe dovrebbero essere derubricate come peccati. Pure? Beh, insomma, l'uomo è poco. Non ce la fa. È per questo che io dico sempre: state buoni se potete. Perché se non potete, io non posso farci niente. L'uomo si educa da solo, con la fiducia in se stesso. Per questo salutiamo il padre Francesco Salerio, in procinto di partire per l'India, dove andrà a insegnare il Santo Vangelo. Eccomi padre, sono pronto. Anche voi, fratel caro, andate ad insegnare il Vangelo agli indiani? No, io ai congolesi. Ah, bene, bene. Se però andando vi capitasse di uscire da Porta San Giovanni, fermatevi un attimo, datevi un'occhiatina intorno. Vi accorgerete che il Congo comincia proprio alle mura aureliane. Allora il Santo Padre dice sì, per piacere andate a dare un'occhiata. Ma perché proprio io? Ma perché voi siete competente in materia. Andate e riferite. Senz'altro, illustrissimo. Ecco, bravo. Non vedi il miracolo? Ah, il miracolo. Miracolo, miracolo. Che devo fare? Andiamo, andiamo. Fa il miracolo, fa il miracolo. La grazia, non c'ha più la lebbra. È proprio brava. Ma che me sta coglionando? Scusate, permettete una parola? Che cosa c'è? Sono molto stanca. Anch'io. Vengo da San Girolamo e me la sono fatta tutta a piedi. Buche, pozzanghere, non vi dico in che condizioni sono le strade. Mi togliereste le scarpe? Cosa? No, dicevo se gentilmente mi date una mano. Ma come vi permettete, signore? Io sono la serva di Dio, non sono la serva vostra. E io solo questo volevo sapere. E allora? E allora, con così tanto orgoglio e così poca umiltà, è proprio difficile che si possano fare miracoli. Non ne farà più.